A Pian del Cansiglio, con l'ingresso in squadra di Elisa, la figlia di Vania, Roberto ha dovuto lasciare il suo lavoro nel bosco per insegnare alla giovane l'uso del processore. Sempre con calma, eh! Ma riuscire a gestire il carattere delle femmine di casa Zoppè non è compito facile per nessuno. Tipo questa la metto là così. Non arriva a 5 metri. Roberto, che mi insegna, è molto pignolo perché vuole che faccio le cose fatte bene, infatti non gli do torto, però mi mette ansia. Sì, ma l'ultima... Fa più 5 metri. No, non tanto, non mi pare. Elisa, se S al massimo 5, la S al 5 A. No, ma non mi sembrava così tanto lunga, per quello l'ho mollata. Elisa, te sa che fa la misura della spada, piuttosto fa la 4,70. No, perché adesso vorrei proprio misurarla. Sì, ma misura quella giusta però, eh! No, non so... Oh, 5 è tondo! Basta culo, c***o! Guarda che a me non mi cambia cazzo! No, ma vedi, una volta ma bisogna, non ti ma il sistema sbagliato, lei il sistema sbagliato! Ti bisogna timpare col sistema giusto che se te fa... chi aveva ragione? Io, po'. Cammina, perché lui però non ha voluto darmi ragione e quindi ha ribadito ancora che bisogna lavorare bene, che non bisogna fare le cose alla c***o. Chi sta a lavorare bene, sia che sia cippata, che sia taglia bene, bisogna te lavorare col sistema, no? Sì, ho capito, così. Ho visto Roberto che arrivava, strano. Torna entromi, tanto Elisa la dita che la serranza da sola. Mi non sono convinto, ma... Ma lo sapevo che andava a finire così, perché la conosco, Elisa, e vuol far lei. Capita, se venga bene, se no Roberto, te vedi? Mi torna il sud-dentro del boss, va mi bene. Torna dentro. Sì, sì, vai, vai. A dopo, ciao. Sono molto orgogliosa di Elisa perché lei da piccola, quando mi vedeva sporca, era tutta schifata nel vedermi e poi un po' alla volta è una cosa e un'altra e adesso in cantiere, beh, è una soddisfazione unica. Quando pensavo che la mia giornata stesse andando bene è arrivato Fabio di Veneto Agricoltura e da lì. Ah, buongiorno! Buongiorno. Veneto Agricoltura manda fuori i lotti all'asta e chi se li aggiudica prosegue con i lavori di taglio. In questo caso, questo è un lavoro che sto svolgendo per loro. Vania, bel lavoro che mo. Bisogna che ti finisci quel lavoro qua, perché qua comincia a partire dal bostico, se si alza le temperature. Tra le piante vestite da strada, sai che la responsabilità è tua. Sì, so. C'era una persona, io ero su in bosco, non ho riconosciuto chi era, però ho visto che era sull'agitato. Ma no, bisogna morse, bisogna che te lavori il sabato se occorre, perché qua è fuori come... Ma piova, neve, ho perso un mese di lavoro, te sai? Neve, piova, però... Dopo il macchinario sempre qualche rogna. Sì, ma te sa che sta la penale? Mi sono detto, qua, adesso c'è qualcosa che non quadra, sono guai adesso. La penale vuol dire che te paga, ogni dì che te paga, ogni no, dì che vai, passa via. No, vai. Vedo onde ci parla finita noi. Va bene, parla che mi vengono a controllarti, Se sì, se io lavoro al bon, sì. Se no questo completo portato via il lavoro e sta la penale. No, guarda. Provato a dirgli che c'è stato il problema della pioggia, neve, altri problemi, ma non c'è stato verso. Vuoi o che? Da cara insolente. Perché? Perché non ho fatto tanto. Ma se sono... Stava a finire. Qua è tutta una pressione. Se lei a finire, no, ti può stare là per tempo. Poi ognuno bisogna che fai il suo e via.